Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. E oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il mio dolce preferito, sia il tiramisù. Questa delizia è diventata un'eccellenza italiana ed è nata a Treviso negli anni 70. Col tempo è stata perfezionata e migliorata. E oggi andiamo a vedere insieme la nostra deliziosa versione. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno savoiardi fatti in casa. Per chi non avesse visto la nostra ricetta, si guardi per bene il link in descrizione. 150 g di cioccolato fondente grattugiato, 4 tuorli, 4 tazze di caffè fatte con la moka, 4 cucchiai di zucchero a velo vanigliato, 20 g di cacao amaro, 500 g di mascarpone, 200 g di panna fresca montata e zuccherata, 4 cucchiai di acqua bollente. Per prima cosa prendiamo una bowl bella capiente e ci mettiamo dentro i tuorli, lo zucchero a velo e l'acqua bollente. Fatto ciò, prendiamo le fruste elettriche e montiamo bene il tutto finché non diventerà una crema omogenea. Quando il nostro composto avrà raggiunto questa consistenza, non ci rimane altro che metterlo un attimino da parte, perché dobbiamo prendere il nostro mascarpone che abbiamo messo in una ciotola bella capiente e renderlo cremoso aiutandoci con una spatolina. Quando il nostro mascarpone sarà diventato cremoso, non ci rimane altro che aggiungere al tutto il nostro composto, sempre con la nostra cara spatolina, e mescoliamo tutto per bene, molto delicatamente, con movimenti da sotto verso sopra, in modo da mescolare tutto alla perfezione. Fatto ciò, possiamo aggiungere la nostra panna poco alla volta e mescolare per bene tutto il nostro composto. Per chi non volesse utilizzare la panna ma vuole seguire la ricetta originale, basta sostituire la nostra carissima panna con gli albumi che ci sono avanzati dai tuorli d'uovo, che però bisogna montarli a neve con dello zucchero. Ed ecco qui la nostra crema, ragazzi. Ora la mettiamo un attimino da parte perché dobbiamo prendere la nostra particolarissima boule semiquadrata. Infatti ha una base di 14 cm, poi si prolunga fino ad arrivare a 24. Ora prendiamo il nostro carissimo caffè, ce lo mettiamo vicino perché ora dobbiamo fare un passaggio molto delicato. Però prima prendiamo un po' della nostra crema e la mettiamo sotto, in modo che i savoiardi si attacchino. Ok, ora li prendiamo, li tuffiamo per bene nel caffè, li sgoccioliamo un po' e iniziamo a fare la base. Continuiamo così finché non abbiamo finito tutta la base. Poi prendiamo una generosissima dose della nostra crema e la mettiamo sopra i savoiardi. A questo punto, visto che noi siamo dei golosoni, aggiungiamo il nostro cioccolato tritato in scaglie, ma se volete seguire la ricetta originale dovete aggiungere del cacao. Continuiamo con questa sequenza di strati finché non arriviamo al bordo della nostra boule. E dopo aver finito di creare tutti i nostri strati, non ci rimane altro che coprire il tutto con pellicola alimentare trasparente e lasciare il tutto riposare in frigo o 3-4 ore, oppure se volete ottenere un risultato pazzesco, tutta la notte. E dopo una notte di riposo in frigo, finalmente possiamo finire il nostro tiramisù. Noi con noi abbiamo una sac à poche piena di panna e ora andiamo a creare in decorazione il nostro piacimento. Ma se preferite potete anche decidere di non farlo e spolverare direttamente con del cacao sulla crema. E dopo aver finito di aggiungere la panna su tutta la superficie, aggiungiamo anche il nostro cacao amaro. Infine, per concludere il lavoro, non ci rimane altro che decorare con frutta fresca a nostro piacimento. Noi abbiamo optato per i ribes, ma voi potete sempre decidere di non farlo. Ma guardate com'è venuto bene il nostro tiramisù, ragazzi! E finalmente siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci andiamo a gustare insieme il mio dolce preferito.
ragazzi, è veramente stratosferico. Essendo stato tutta la notte in frigo, ha preservato tutto il suo sapore, che si è arricchito. Infatti si sente benissimo un savoiardo imbevuto alla perfezione nel caffè, che dà un gusto in più. Poi c'è questa crema leggerissima che abbiamo fatto e infine dà quel tocco in più anche il cioccolato. Insomma ragazzi, veramente è un dolce da assaggiare almeno una volta nella vita. È assolutamente favoloso! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella!